Allora, ragazzi, iniziamo a parlare di questo progetto fatto con la vostra scuola, il Liceo Scientifico Immanuel Kant. Avevate mai sentito parlare di fascismo prima di iniziare questo progetto a scuola? Mi trovavo comunque per strada con alcuni miei amici, stavo camminando e passiamo fuori al negozio di questo falegname, se non ricordo male, comunque un negozio di artigianato. E allora stava parlando con un cliente, questo falegname, e gli esce l'espressione dialettale, ovviamente, i su fascista, nel senso, io sono fascista quando faccio il mio lavoro. Ovviamente da questa espressione ho capito che la intendeva con un significato, un'accezione positiva, perché si riferiva al rigore che mette, all'ordine, alla puntualità con cui lavora. Eppure poi ho pensato e mi sono chiesto, si può utilizzare un termine del genere ancora oggi con un'accezione positiva? Rispetto a quella che era la vostra idea sui libri di scuola, com'è cambiata poi questa idea durante il progetto? Magari anche proprio com'è cambiata durante le varie fasi del progetto? Com'è evoluto questo pensiero? Inizialmente noi studenti un po' tutti abbiamo il problema che abbiamo un approccio abbastanza teorico, diciamo, sulle cose che noi studiamo. Infatti diciamo che inizialmente il termine fascista lo associamo soprattutto a quello che è fascismo storico, diciamo, a quelle che sono le figure per esempio di Mussolini o anche di altri generali fascisti italiani. Diciamo che forse al giorno d'oggi, forse è proprio questo che è cambiato dopo l'incontro, c'è il bisogno di definire meglio che cosa significa proprio fascista. Se attualmente dovessimo definire fascismo, sarebbe qualunque persona o individuo che effettivamente fa discriminazione, xenofobia, omofobia, abilismo, e tanto ce n'è ancora. È il definire i confini. Definire i confini anche di uno Stato, anche l'essere, possiamo dire, contro anche la globalizzazione stessa, perché esistiamo noi e poi esiste un loro nel fascismo, cosa che invece non dovrebbe esserci. L'essere fascisti oggi con i social. Chi di voi si è trovato a cospetto a essere vittima nella macro area del fascismo? Spesso e volentieri mi è capitato di essere attaccata da quelli che si denominano fascisti, in quanto reputandomi comunque attivista e seguendo pagine che fanno informazione sociale, spesso e volentieri commento e parecchie volte mi è capitato di essere appunto attaccata con messaggi intimidatori o anche addirittura misogini, sessisti, in cui mi viene intimato di stare zitta perché la dittatura fascista sta tornando. Come vi sentite oggi? Se vi sentite migliorati, da persone migliori da questo progetto rispetto a prima, che magari non eravate fascisti, eh? Proprio io, Adamore, ti chiesi come noi potevamo oggi combattere il fascismo, in quanto lui ha fatto 4 giornate, ha combattuto fisicamente. Lui ci rispose chiaramente che per combattere oggi il fascismo bisognava acculturarsi, sapere, conoscere. Ricordo bene, diciamo, un evento, un piccolo racconto della mia bisnonna riguardo proprio questo periodo che lei ha vissuto in prima persona, e mi ricordo in particolare che mi parlò appunto di una giornata particolare, il 30 settembre del 1943, quando effettivamente a Giugliano furono uccisi e raccolti 13 per l'appunto concittadini per via dell'uccisione di un tedesco. Il mio bisnonno nonno, Tommaso Pirozzi, riuscì in qualche modo a essere partecipe e cercare di aiutare alcuni importanti, ad esempio suoi amici, suoi familiari, e fu chiamato addirittura purtroppo, insomma, dai tedeschi, e essendo un falegname fu costretto a costruire proprio le bare dei 13 appunto giulianesi che furono uccisi il 30 settembre, e per cui non ha avuto il coraggio di lottare contro i tedeschi per non essere ucciso. Chi sono i fascisti? Che uccidevano le persone. È qualcosa di sociale, è radicato in tutti noi, fa parte della nostra storia e sta a noi combattere. Come lo si fa? Lo si fa non restando indifferenti. Siamo partiti dallo studio della Costituzione e in occasione dell'anniversario delle 4 giornate di Napoli abbiamo affrontato il tema dell'antifascismo, e l'abbiamo fatto proprio a partire dalla 12ª disposizione transitoria finale della Costituzione, che vieta appunto la formazione delle associazioni dei partiti fascisti.
Antonio Amoretti è stato un protagonista importante dell'iniziativa perché appunto questi ragazzi hanno perso un po' il contatto con la storia dell'inizio del Novecento, in quanto i loro nonni sono ancora molto giovani, non si possono affidare a delle tradizioni orali, per cui avere Antonio Amoretti qui è stato veramente far dialogare loro con la storia. E io ritengo che queste esperienze vadano valorizzate, tutte le testimonianze ancora da poter recuperare, sia testimonianze dirette, cioè di persone che hanno partecipato a quegli eventi, ma come anche dei siti storici, delle testimonianze storiche che i ragazzi possono vedere, toccare con mano, penso che sia il punto di partenza fondamentale per far conoscere ai ragazzi la storia. È stato questo per me il progetto, la consapevolezza che il fascismo c'è oggi, è una malattia di cui purtroppo l'Italia ancora soffre e dobbiamo lavorarci.